Ragazzi, vi rubo 10 secondi prima del video. In questo video, ragazzi, ho farmato moltissimo. Ovviamente non vi ho messo tutti gli attacchi perché alla lunga risultava un po' noioso. Sono riuscito addirittura a fare i giganti livello 6. Vedrete come ho attaccato e un po' come è stato strutturato il video. Vi invito a lasciare un mi piace perché davvero ho dovuto fare addirittura quasi 5 ore di sessione per riuscire a portarmi praticamente 5 milioni di Elisir. Insomma, è stata una cosa abbastanza impegnativa e ne ho speso molto, ne ho guadagnato di più ovviamente, ma è stata una dura fatica. Vi invito a lasciare un mi piace e un commento e a seguire il video fino alla fine. Grazie mille e buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale, siamo qui con il nuovo episodio del Rotomax for Titano. Ragazzi, quest'oggi avremo un macello di novità, il titolo ovviamente vi spiega già che cosa succederà. Ho trovato davvero il mondo, vi dico che questo video qui sarà principalmente per maxarmi e per quanto riguarda le risorse normali. Ho farmato anche un bel po' di nero perché comunque giocando per le risorse normali l'elisir nero si trova, specie a cristallo 2, cristallo 1 e cristallo 3, un po' di meno e così via. Ho trovato davvero tantissime cose, vi invito a lasciare un mi piace perché finalmente questi giganti li abbiamo fatti al 6. Ma che villaggio ho trovato, come ho attaccato in modo abbastanza standard e c'è qualche sorpresina, qualche villaggio davvero esorbitante che ho trovato, quindi vi consiglio nuovamente di venire qua a cristallo. Poi se non volete credermi, volete rimanere lì, fate pure che me le faccio le risorse, non ci sono problemi. Partiamo subito con il video, seguitemi su Instagram che sono andreapiaz_, ci vediamo lì, ci sentiamo tutti i giorni praticamente come qui su YouTube. Partiamo subito con il video, ma prima sigla! Ragazzi, penso di amare la Lega Cristallo. Lanciamo due arcieri qua e ci portiamo il Munie. Vaffanculo, sto arciere arriva praticamente ovunque. E adesso ti attacchi al cazzo. Non riusciremo mai a sfondare con i giganti al 5. Dovremmo riuscire ad arrivare qua a prenderci. Non ho neanche la regina perché è in upgrade. Mi mangio le mani. Allora, facciamo una cosa di questo tipo. Ok, nel frattempo lasciatemi stare i miei amici. Cazzo, il clan e non ho la veleno. Andiamo dietro con degli arcieri e dei maghi. Dei maghi messi un po' larghi, ok. No, le mongolfiere, no. No, regà, le mongolfiere, no, per favore. Cos'ho nel clan? Ho voi giganti a 7 nel clan, sarò un coglione. Si curano, giù con le mongolfiere, giù con le mongolfiere. Giù con le mongolfiere, quanti giganti mi sono rimasti? Beh, un po' li ho. Tutto infuriato. Si rinfuriano di nuovo i giganti, dietro gli arcieri. E via a sfondare sul nero. E ci siamo portati un bel po' di elisir nero. Molto bene, anche un po' di elisir normale. Si lancia il re barbaro e tutti gli arcieri che dovrebbero riuscire a infuriarsi tutti. Perfetto, ci siamo portati un bel po' di risorse. Che attaccone, ragazzi. Che bel attacco. Soddisfatto davvero. Se questo qua ci fa vendetta, ci ruberà un bel po' di coppe perché anche lui è abbastanza fortino. Però non ci lamentiamo. Dov'è il mio re barbaro? Il mio re barbaro sta facendo il giro del villaggio seguito da 1600 arcieri. Abbiamo rubato 2000 di nero, 200.000 più il bottino. Bello, bello attacco. Devo dire che come strategia per sfondare questa funziona. Andiamo a fare anche la seconda stella, così per sfizio personale, perché non ci serve assolutamente a nulla. Invece la seconda stella non riusciamo a farla. 49% una stella, ma non importa nulla perché 2000 di nero, 230.000 di oro, 230.000 di elisir, direi un attaccone. Riuscito molto molto bene. Direi che si comincia più che bene questo Road to Max, perché dobbiamo portarci avanti per portare subitissimo tra 3 giorni la regina al 10. Spediti. Ragazzi, questo è per chi mi dice che non è vero che si farma da Dio cristallo 2. Per fortuna siete in tantissimi a dirmi Piaz, grazie davvero, perché ho trovato la lega perfetta per me. Allora, per noi TH9 e svaligiare loro è davvero un gioco da ragazzi. Magari per un TH8 potrebbe essere, non dico difficile, ma leggermente più impegnativo. Ed è plausibilissimo. Però se siete di TH9, assolutamente venite qua. Se invece siete di TH più bassi, e è uscito il video ieri alle 19, quindi se mai andate a vedere, per i TH più bassi assolutamente la Lega Argento è davvero un paradiso proprio. Ma credetemi, è proprio un vero e proprio paradiso di risorse.
Ora andiamo a sganciare un po' di bei gigantozzi per riuscire a prenderci anche questi 400.000 di oro, che comunque non mi fanno schifo. Non so se riuscirò a prenderli tutti. Usiamo i barbari per spaccare le mura, perché come sempre io spacca mura non me li porto, perché mi dimentico. Cioè ovvio, vanno portati con la barch. Portatemene un po' così andate sul sicuro. Non ci sono troppi mortai, infatti volevo un attimino far fare un po' di spazio ai barbari e dopo lanciare gli arcieri, perché ovviamente un colpo di mortaio e in poche parole i miei arcieri muoiono shottati. Quindi non so se riusciremo a prenderci tutto, non credo proprio, però andiamo a prenderci quello che riusciamo. Sinceramente non sono qua per fare 800.000 d'attacco, mi sto potenziando un bel po' e tutto sommato non mi lamento nemmeno. Non mi lamento nemmeno, mi sono portato un bel po' di risorse. Si può andare ancora avanti, 42, magari si riesce a fare anche una stella. Non penso di riuscire a fare una stella. 44, non riusciamo, no, ma davvero per poco. Dovremmo riuscire a fare una... Ah no, stanno spaccando il muro per entrare. Però non sono abbastanza forti per reggere lo scontro. No, esatto, quindi ci ritiriamo e sono addirittura 350.000, 340.000 di elisir. Un casino. Ragazzi, che fenomeno, ho appena trovato un TH9 quasi fuori e direi di andare a prenderci l'elisir nero, perché principalmente in questo attacco si dovrebbe riuscire a rubare un bel po' di elisir nero. Che cos'ho nel clan? Abbiamo giganti e dei maghetti a 1 e 1, non è che ho un gigante e un mago, quindi un po' poca roba, però vabbè, lasciamo stare. Mi hanno donato questo, mi accontento. Ci portiamo la prima, come si chiama, il primo estrattore, ce lo siamo tirati giù. Facciamo la stessa cosa anche con il secondo. Regina al 17 che ci darà un bel po' di problemi, però proviamo a tirarla giù. Ho appena mangiato, infatti mi sento strano, però ok. L'importante è che sia riuscito a trovare una cosa come 1000-2000 di nero. Quella regina fuori mi sta dando un po' di problemini, perché gli arcieri vanno sulla regina, non stanno andando sul nero. Ok, direi di procedere col municipio per assicurarci un attimino di riuscire a fare una cosa fatta bene, perché altrimenti finisce che perdiamo anche le coppe. Avrà le Tesla? Oh, ha le Tesla fuori, facciamo una cosa. Non riusciamo proprio a prenderci più nero, va bene anche perdere 30 coppe sinceramente. Non so che cosa sia meglio fare, se perdere 30 coppe o... No, io mi prenderei il municipio, non so neanche quanto nero ci sia qua. Non riesco proprio, dovrei avere qualche gigante in più. Oh no, ok, no, no, non ce n'è neanche tanto. No, 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 mi conviene allora andare con Re Barbaro e dietro gli arcieri. Neanche il tempo di mettere gli arcieri, che praticamente il mio Re Barbaro le sta prendendo. Se riuscirò a portarmi in municipio sarei molto contento, ma è una cosa molto molto difficile. Vediamo, 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 vediamo. Mi sono portato il municipio e un po' di nero alla fine siamo riusciti a portarcelo. Si poteva fare un po' di più, 1500 di nero, che male non è, siamo a 21.000 quasi. Si poteva fare molto di meglio, però vabbè, e non avendo neanche tanti giganti, ho provato a fare quello che potevo fare. Ragazzi, penso che questo sarà l'ultimo attacco di questo video, perché è pazzesco. Sono senza lente a contatto, quindi per me sarà molto dura attaccare questo villaggio, perché io non vedo proprio un cazzo senza lente a contatto. Però vabbè, non è importante, cioè sì lo è abbastanza, però vabbè, lasciamo stare. E ci sono un po' di Tesla fuori, ho poche truppe, ho nel castello del clan ho un drago al 5, perché purtroppo me l'hanno donato quasi per sbaglio, non era per me, hanno visto una richiesta, pensavano che fosse il ragazzo che l'ha richiesta, invece l'hanno donato a me. Va bene, va benissimo, il drago al 5 potrebbe aiutarci a rubare un po' più di risorse, anche se comunque qui è abbastanza forte come villaggio, cioè nel senso non come difese, però avendo solamente delle truppe sfigate è un po' difficile stare a rubargli tutto, non avendo neanche gli eroi, perché il re mi è mezzo morto, la regina è in up e siamo già a buon punto, siamo quasi a 30.000 già per portarla subito al 10, infatti abbiamo svuotato una sola trivella, forse arriviamo con gli arcieri, la regina si incazza, alle Tesla, vabbè alle Tesla ma poco importa. Io direi di fare un po' di pulizia con gli arcieri qua e dopo sganciare il drago. Per prenderci appunto. No, devi andare qui dove c'è il nero. Oddio santo, stanatore. No, devi andare dove c'è il nero. Perché non va dove c'è l'elisir nero? Ti prego. Il drago al 5, bello, stupido come la morte. Però devo dire, molto bello come drago. È durato molto, complimentoni. Abbiamo rubato 300.000, 300.000 e 1.000 di nero.
siamo davvero a un ottimo punto. Il re ancora è off, però fa lo stesso. Ci mancano 500.000 per portare i giganti livello 6 e stiamo a 5.400.000. Che cosa potenzio? Scrivetemelo nei commenti, che magari non li spendo adesso, anche se pensavo di sì, perché altrimenti mi tirano giù il 100% se uno mi trova. Siamo giunti, ragazzi, alla conclusione di questo video. Come vedete, le risorse sono un bel po', 6 milioni, e che cosa andremo a fare? Andremo a fare, come avete detto, davvero in tantissimi, perché l'avete detto davvero in tantissimi, fare i giganti livello 6, perché addirittura assumono quindi 270 punti vita in più, che visto che sono dei tank sono davvero tanti, e il costo addestramento salirà a 3000 di lesir, però non è un problema, e danno al secondo più 12, ma non è che ci importa tanto, anche se comunque più 12 è un terzo in più di quanto ne abbiano già adesso, quindi è molto. E 6 milioni sono tanti, ci ho messo un po' a prenderli, ma è l'ora di spenderli. Siamo a 50.000 di Elisir, il che è davvero, davvero assurdo. Adesso, ragazzi, tanti di voi magari mi diranno: piazza, aspetta, fai un altro milione, fai il primo arco X a livello 3. Potrebbe essere una buona idea, però vi dico subito perché no. In primis perché ora come ora non so neanche io che cosa potrei fare. Ovviamente non ho il muratore disponibile, il primo mi si libera fra un giorno, quindi in questo giorno potrei fare il milione rimanente e nel frattempo mettere sulla Quicksal 3, oppure, visto che fra un giorno mi si libera questo e fra un altro giorno mi si libera questo, potrei con un po' di impegno mettere su entrambe le difese aeree rimanenti. Secondo voi che cosa devo fare? Scrivetemelo nei commenti, perché ragazzi li leggerò tutti come sempre, ma sarete voi a decidere che cosa dovrò potenziare in questo episodio, nel prossimo. Quindi ragazzi, attenzione, commentate tutti e ditemi tutti la vostra e perché dovrei potenziare quella determinata difesa. Ragazzi, comunque io ovviamente ho farmato un altro po' off camera, qui c'è un registro attacchi, 300.000, 230.000, insomma si è rubato un bel posto giro. Siamo a meno 24.000 dalla regina a livello 10, ci manca ancora un po' di nero, ma lo faremo tutto ovviamente piano piano. In questi episodi mi sono concentrato molto sulle risorse normali e non tanto sull'elisir nero. E niente ragazzi, io vi dico che per questo video è tutto, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Ci vediamo alle 19 con il video serale, se non esce non vi preoccupate perché magari è saltato qualcosa, ho avuto qualche impegno, però dovrebbe uscire. Seguitemi sui social, su Instagram sono andreapiaz_, faccio così perché devo ricordarmi con l'edit di inserirlo, tante volte mi dimentico, comunque sono andreapiaz_. Noi ci vediamo domani alle 14 sicuramente, alle 19 scopritelo voi, andate nel canale e lo vediamo, in caso ve lo scrivo sulla pagina Facebook, tutto in descrizione. E niente, vi saluto per la quarta volta, da Piaz è tutto, un saluto e ciao!